Lancini, 1 minuto e 6 secondi. Presidente, è giusto puntare ad un piano ambizioso per una riduzione delle emissioni di CO2 generate dal settore dei trasporti, ma tale piano deve avere obiettivi realistici e non produrre un aggravio di costi per le imprese e i cittadini europei. Gli attuali target proposti forzano il mercato verso la sola opzione elettrica. L'auto elettrica non è di per sé una scelta sbagliata, ma il mercato e la tecnologia non sono pronti. Ci vuole un importante adeguamento della rete elettrica, la creazione di molti punti di ricarica, soluzioni alternative più efficienti per la realizzazione e lo smaltimento delle batterie e possibilmente in Europa e non oltre il confine come sta avvenendo in questo momento. Nonostante gli importanti incentivi all'acquisto, al momento le auto elettriche rappresentano solo l'1,5% delle vendite e dal 2014 al 2017 la loro quota di mercato è aumentata solo dello 0,9%. Anche le micro, piccole e medie imprese hanno bisogno assolutamente di più flessibilità per attuare i nuovi target. Non dimentichiamo che i veicoli commerciali leggeri sono usati principalmente da queste realtà che già sono state provate da anni di crisi e non possono sempre permettersi di investire nel veicolo di ultima generazione. Che senso ha l'auto elettrica in termini ambientali se parte delle energie per alimentarla nella stessa Europa è ancora prodotta con centrali a carbone? Serve una strategia che salvaguardi il principio di neutralità tecnologica e mantenga la strada aperta ad un giusto mix di tecnologie che possa contribuire veramente alle riduzioni di emissioni di CO2 e ad un sistema di calcolo che tenga conto non solo della CO2 emessa dal veicolo, ma del bilancio complessivo del ciclo di vita dello stesso. Mulțumim, domnul Funtulis, 1 minut și 30.